il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della Procura sul sequestro dei fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello Stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010, per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti. Il partito di Matteo Salvini dovrà quindi restituire i fondi sottratti illecitamente nell'era Bossi-Belsito. Al momento i fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni, e ora nelle casse del partito ci sono poco più di 5 milioni. I difensori della Lega potrebbero ora impugnare la decisione e ricorrere ancora in Cassazione. Era stata proprio la Cassazione ad aprile a rinviare al riesame il caso dopo aver accolto la richiesta della Procura di poter sequestrare fondi del Carroccio, oltre a quelli già trovati. I difensori del Carroccio avevano presentato una consulenza per dimostrare che i soldi che la Lega ha in cassa ora sono contributi di eletti, donazioni di elettori e del 2 per 1000 della dichiarazione dei redditi. Sono somme non solo lecite ma che hanno anche un fine costituzionale. Consentono al partito di perseguire le finalità democratiche del paese. Dire che sono profitto del reato è un non senso giuridico. Il procuratore Francesco Cozzi aveva annunciato che nel caso in cui il riesame accogliesse la decisione della Cassazione, avrebbe chiesto l'immediato sequestro dei fondi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente leghista, Giancarlo Giorgetti, aveva dichiarato che i soldi che avevamo sono stati presi dalla magistratura, quindi noi non abbiamo più niente, in questo momento. Se il Tribunale del Riesame deciderà di requisire tutti i futuri proventi che affluiscono nelle casse della Lega, e che sostanzialmente sono i versamenti dei parlamentari e dei consiglieri, allora il partito non potrà più esistere perché non avrà più soldi. In caso di conferma del provvedimento di sequestro, il segretario della Lega Matteo Salvini potrebbe essere intenzionato a chiudere il partito e a fondarne un altro. Abbiamo depositato una consulenza tecnica con la quale viene dimostrato che i soldi che la Lega ha in cassa in questo momento sono tutti contributi degli eletti, donazioni degli elettori e del 2 per 1000 della dichiarazione dei redditi, aveva detto l'avvocato Giovanni Pontia al termine dell'udienza davanti al riesame. È una vicenda del passato e sono tranquillo, ha commentato il ministro dell'Interno e leader del Carroccio Matteo Salvini, gli avvocati faranno le loro scelte. Se vogliono toglierci tutto facciano pure, gli italiani sono con noi. Spero che la Procura di Genova si impegni sulla tragedia del Ponte Morandi. Io sono tranquillo, continuo a lavorare, i processi e le storie del passato che riguardano fatti di 8 o 10 anni fa non mi appassionano,